Bentrovati appassionati di calcio 5, settima puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal e anche questa settimana vi racconteremo tante cose interessantissime a partire dalla Serie A e da un traguardo centrato da Latina. Tutto questo però con ordine tra pochissimo, dopo la sigla. Come anticipato parliamo di Serie A e parliamo di un traguardo centrato da Latina che arriva a questa meta senza giocare. La AXED Group Latina infatti non era in campo vista il ritiro del Cosenza, ma nonostante la sosta, in virtù dei risultati dell'ultima giornata, i nerazzurri hanno festeggiato in anticipo il raggiungimento di un traguardo storico, la Final Eight di Coppa Italia. I ragazzi di Mister Basile saranno di scena mercoledì alle 20 in casa della capolista Montesilvano, reduce da un pareggio sul campo del Corigliano. Vediamo però la nuova classifica. In testa dunque Montesilvano, a una lunghezza Pescara, 18 punti Cogianco e Real Rieti, 17 M Gross, 16 Latina, 14 Caos Futsal, Asti e Corigliano a 13 punti, Lazio a 6, Luparense 5, Lollo Caffè Napoli 3, chiude San Vincenzo Cosenza, ormai ritirato, a 0 punti. Il prossimo turno, come detto, Latina di scena a Montesilvano e poi la Luparense che ospiterà l'M Gross, il Caos Futsal che se la vedrà con la Lazio, il Pescara che ospiterà Asti e il Real Rieti contro il Corigliano. Non si disputerà invece la gara tra Carli Sport Cogianco e San Vincenzo Cosenza, mentre riposerà Lollo Caffè Napoli. Per quanto riguarda la Serie B parliamo di una brutta sconfitta casalinga per la Visfondi al cospetto del Fanalino di Coda Campobasso. Nella prossima gara la compagine rosso-blu di Mister Rosigna renderà visita a Orte, che nell'ultimo turno è stata sconfitta 4-2 sul campo del Lido di Ostia. Vediamo la graduatoria. Al comando Capitolina Marconi a quota 22, segue a 17 punti Lido di Ostia, 16 Ardenza Ciampino, 15 Feldi Eboli, 13 Virtus Palombara e poi Isernia e Orte a 12, Virtus Fondi a 11, Brillante Torrino 10, Alma Salerno 9, Città Carnevale Saviano 6, insieme a Campobasso. Per quanto riguarda la C1, vittoria esterna per la Ginnastica Studio Fondi sul campo della Vis Gavignano. In rete per i fondani sono andati con doppiette personali Bastos, Faria, Nunigno e Silva. La formazione di Mister Treglia mantiene così la seconda posizione e nel prossimo turno ospiterà la capolista Mirafin nel big match di giornata. Questa è la situazione di classifica. Mirafin 28, Ferentino e Fondi 23, Vigor per Conti 18, Progetto Futsal 17, 16 punti Città di Paliano, 15 Albano, 14 Savio, 12 Velletri, Virtus Fenice 10, Rocca di Papa 9, Atletico Anzio Lavino e Visgavignano 7, ancora a 0 punti la Eagles Aprilia. Nel prossimo turno Savio contro Progetto Futsal, Atletico Anzio Lavino contro Vis Gavignano, Eagles Aprilia in casa contro la Virtus Fenice, Fondi ospiterà come detto la Mirafin nel big match di giornata, Rocca di Papa Paliano, Velletri Ferentino e Vigor per Conti Albano. E adesso la consueta panoramica sulla Serie C2, iniziando dal girone B, dove è stata posticipata la sfida tra Vigor Cisterna e Fiumicino. Andiamo però a vedere gli altri risultati.
La Fortitudo Pomezia ha regolato l'Eur Futsal 7-1, mentre la Onei ha battuto Generazione Calcetto di Misura 3-2. Vittoria esterna per Ostia 5-4 sul campo della Pisana Calcio a 5. Spinaceto travolta in casa dai gol di Nord-Ovest 8-4 il risultato finale. Sporting Club Marconi contro Roma Calcio a 5 6-3. Tor Tre Teste Sporting Città di Fiumicino, la vittoria degli ospiti di Misura 1-0. E poi, come detto, posticipata la sfida tra Vigor Cisterna e Fiumicino. In vetta in questo raggruppamento c'è Nord-Ovest Calcio a 5 con 23 punti, segue lo Sporting Città di Fiumicino a 23, Fortitudo Pomezia 18, 16 punti Spinaceto e Onei, 15 Vigor Cisterna, Fiumicino a 13 punti insieme a Generazione Calcetto, Sporting Club Marconi 12, Tor Tre Teste e la Pisana 11, Eur Futsal 9, Virtus Ostia 8, chiude la Roma Calcio a 5 a 4 punti. Per quanto riguarda il girone C, finisce in parità da parte della United Aprilia la trasferta sul campo della Virtus Divino Amore 2-2, il risultato finale di Galafate e Bernoni, le marcature apriliane. Rammarico per l'occasione sciupata dagli uomini di De Angelis per tornare a rosicchiare punti sulla capolista Città di Colleferro. Nel prossimo turno il team del presidente Buratti ospiterà al Rosselli il Città di Ciampino, che nell'ultima gara ha superato tra le mura amiche la Roma History. Città di Colleferro è la regina del raggruppamento con 25 punti, a 2 lunghezze lo United Aprilia, a 4 lunghezze la Virtus Aniene e poi 19 punti per la History e Real Ciampino, 18 per il Penta Pomezia, 16 per Atletico Genzano e Porte Colleferro. A quota 14 c'è il Città di Ciampino, 7 punti per Atletico Marino e Virtus Divino Amore, 5 per il Pavona Calcio a 5, 3 per lo Sporting Club Palestrina e Airone ARL. Nel prossimo turno Atletico Genzano ospiterà il Real Ciampino, la History se la vedrà col Città di Colleferro, Airone Sporting Club Palestrina, Pavona Porte Colleferro, Penta Pomezia Virtus Divino Amore, United Aprilia in casa contro il Città di Ciampino e Virtus Aniene Atletico Marino. E chiudiamo questa lunga carrellata dedicata al campionato di C2 parlando del girone D e di un'inattesa sconfitta per la DLF Formia contro l'Atletico Alatri. In virtù di questo risultato prende il comando del girone la Visfondi di Mister Collu grazie ai 3 punti in esterna conquistati contro la Fortitudo Terracina. Il Minturno regola il Cisterna con il punteggio di 8-6, mentre si registrano vittorie esterne per la Connet sul Futsal Ceccano e per lo Sporting Giovani Risorse ai danni dell'Isola Liri. 3 punti preziosi per il Real Podgora che supera agevolmente Città di Minturno Marina e per lo Sport Country Gaeta che batte il Real Terracina. Questa la situazione di classifica. Al comando adesso c'è la Visfondi a quota 24, DLF Formia segue a una lunghezza, poi Minturno 21, Atletico Alatri 19, la Connect a 18 insieme al Real Podgora, 17 per FC Cisterna e 16 per Sport Country Club, 15 per lo Sporting Giovani Risorse, 11 per il Futsal Ceccano, 10 per il Città di Minturno Marina. Chiudono la Fortitudo Terracina 6, il Real Terracina 3, ancora 0 l'Isola Liri. Ma grazie alle immagini gentilmente concesse da Sport Pontino e Telegolfo possiamo andare a rivivere quanto accaduto in questo match che ha visto a sorpresa sconfitto il DL Formia dalla formazione dell'Atletico Alatri. Vediamo il servizio.
Sì, abbiamo diciamo perso una partita in cui l'abbiamo fatta noi dal primo al sessantesimo. Purtroppo ci sa che uno può pagare degli errori in fase difensiva, anche su rimbalzi. Purtroppo era una partita no, oggi probabilmente con meno pali e più gol avremmo vinto. Una partita che anche con gli episodi, i pali, le traverse, ha forse contribuito a innervosire col passare dei minuti la squadra, che appunto non è abituata, lo ricordiamo, a stare sotto, e soprattutto in casa con questo punteggio. Alla fine è stato una logica conseguenza quasi il rosso al riso, e però non vi ha demotivato e anzi avete creato le maggiori occasioni nei momenti di difficoltà. Beh, questo significa che hanno giocato anche, ha giocato anche qualcuno che ha giocato meno nelle partite scorse, e oggi mi sembra che abbia fatto il suo dovere. Riso, sì, diciamo che ha fatto un fallo da dietro, ma poi alla fine non penso che la munizione penso che sia stata un po' eccessiva, anche perché nell'azione recente, diciamo in uno scontro fortuito, ha preso una gomitata in faccia, però comunque ci sta. D'altra parte è una partita in cui attacchi e non segni, questo è, poi parate, salvataggi, deviazioni e così. Io comunque da spettatore mi sono divertito. Credo di più di questo non posso di niente. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, siamo noi di qua e io e il presidente sapevamo che purtroppo tantissime defezioni che avevamo in rosa per mille motivi, però coscienti che i ragazzi che portavamo erano capaci di giocarsi la partita e tenerla in bilico fino alla fine. In questa partita ci vuole tanta bravura, tanta difesa e soprattutto un pizzico di fortuna, che c'è stata. Portiamo a casa un risultato in questo momento fondamentale, importantissimo per noi, perché ci ristringe il gruppo, ci dà forza di andare avanti dopo un periodo un po' particolare. Complimento a tutti i ragazzi che sono oggi e al mister che l'ha preparata in questo sistema. Sì, il campionato di Roma è molto più tecnico, te la giochi con tutte, e questo qui è un po' più aggressivo, un po' più fisico, diciamo. Fisico, ecco, bravissimo. Però guarda, ti posso dire, ringrazio la società Formia, ci ha ospitato tranquillamente, e noi faremo lo stesso modo quando tornano, perché l'abitudine di Roma erano queste qua: vai a giocare in casa o fuori, ti senti sempre in casa. Ecco, e questo è un bel rapporto secondo me. È il momento della Serie D, del girone unico di Serie D e della marcia inarrestabile della Virtus Latina Scalo, che batte sul proprio campo l'Atletico Sperlonga. Dietro non molla la polisportiva Stella, che espugna il campo del Città di Pontinia. Primi tre punti per il Forna Ponza, che batte l'Atletico Rocca Massima. Vittorie preziose anche per il Flora sul Faiti, per il Real Fondi sull'Accademia Sport e per lo United Latina Corsaro sul campo dei Monti Lepini. Divisione della posta tra Sporting Terracina e Golfo Spinei e tra Marina di Maranona e Formia 1905. Questa la classifica. Virtus Latina Scalo a quota 18. La Stella è a 16, Atletico Sperlonga a 12 insieme allo United Latina, 11 punti per il Faiti, 10 per il Real Fondi e lo Sporting Terracina, 9 per il Rocca Massima, Città di Pontinia, il Flora, il Monti Lepini, 8 punti per il Formia 1905, 7 per l'Accademia Sport, 4 per il Golfo Spinei e il Manarola Calcio. Le Fornamare chiude a 3 punti. E la redazione di Fondi con Oscar Macaro e Luca Napolitano ha confezionato per noi il servizio relativo proprio alla sfida tra Atletico Sperlonga e Virtus Latina Scalo. Andiamo a vederlo.
Come di consueto apriamo una parentesi anche sulla Serie D per quanto riguarda il comprensorio romano. Questo servizio realizzato da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu riguarda la sfida tra PR 2000 Aprilia e Don Bosco di Anzano. Vediamo. Amici sportivi, la più cordiale buonasera da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu dal Palamiucci di Aprilia, PR 2000 Aprilia, Don Bosco Genzano, settima giornata del campionato di Serie D di calcio a 5, sfida al vertice tra le due squadre, la prima della classe in maglia bianco-viola contro la PR nella consueta casacca grigia con numeri arancio. Partiti. Il primo pallone sarà gestito proprio dai padroni di casa. Ora ci prova Paterniani, sfiora l'incrocio, si ferma, ancora dei giudici, scarica il destro, la parata di Pescetelli e allora Cos per Mandrella, dentro per Palozzi, si gira Palozzi, va via Palozzi, sinistro Margari. Infanti, il suo tiro, la respinta sulla linea, poi ancora Infanti, respinge proprio Margari, poi ancora Valle, Cos in mezzo, Palozzi, ancora Margari, grande protagonista Valle, ancora PR però con dei giudici, numero di giudici, ancora dei giudici e palla in rete, vantaggio PR. Pallone dentro, prova Mandrella a farsi largo, va via Mandrella e palla in rete, immediato pareggio della Don Bosco. Che numero di Mandrella. Valle dentro per Palozzi, si gira, deviazione, palla sul palo, palla dentro, poi incredibile occasione, Catalano scarica a Fulco, poi combinazione, palla che viene rubata da dei giudici, ancora lui Gianluca dei giudici, 2-1, PR nuovamente avanti, proposizione offensiva la squadra di Genzano, poi ancora un break dei giudici per il sinistro fuori di Fulco, ancora possesso della Don Bosco, tira da lontanissimo Masoni, la respinta di Paterniani, break di Iacobacci, Iacobacci sinistro, palla in rete, tris della PR come un fulmine, Iacobacci chiude in qualche modo, ma ancora dei giudici, dei giudici, scarica il destro, palla in rete, poker apriliano sulla Don Bosco. Siamo già dall'altra parte, break però da parte di Paterniani, dei giudici, dei giudici, va ancora via e paratona di Pescetelli, ma ancora in pressione la PR, poi arriva la rete da parte di Infanti, un po' sorpreso Pescetelli, 5-1, poi Iacobacci va via Palozzi, poi ancora Iacobacci con caparbietà, va via Iacobacci, destro, palla sul palo, poi però va via Palozzi, fascia destra, sinistra, respinta, poi ancora Palozzi, palla dentro, Monnati non può sbagliare stavolta, Iacobacci anticipato e allora contropiede della Don Bosco, pallone ancora per Cos, tiene il pallone in campo, mette dentro, palla in rete, arriva il sinistro vincente di Palozzi, gara completamente riaperta. Monnati, colpo di tacco per Mandrella, Mandrella mette in mezzo Cos che non riesce a deviare in porta, Argentini, il break c'è, Mandrella tutto solo, poi Palozzi, palla in rete, 5-4, torna in scia la Don Bosco, fischietto in bocca per l'arbitro, arriva il triplice fischio, la PR 2000 Aprilia batte la capolista Don Bosco Genzano 5-4 dopo una rocambolesca partita che l'ha vista avanti anche 5-1, ha resistito alla rimonta della formazione di Gabbarini. Purtroppo abbiamo iniziato male il primo quarto d'ora del secondo tempo, dove la partita si è compromessa e non siamo più riusciti a rimetterla in piedi. Le ambizioni comunque rimangono immutate per voi? Sì, assolutamente, anzi questa è una battuta d'arresto che magari ci farà tornare un po' con i piedi per terra, perché un po' di euforia dell'anno scorso che ancora ci portiamo dietro e la vetta della classifica, magari un esame di coscienza non ci farà male.
Fabrizio Infanti, tre quarti di gara quasi perfetti, avete accelerato soprattutto nel secondo tempo, poi che è successo? Vi siete un po' rilassati o la Don Bosco vi ha messo in difficoltà? Senza dubbio è la squadra più forte che abbiamo affrontato fino ad ora, è la squadra che secondo me può vincere tranquillamente il campionato, siamo contenti di averla battuta, poi naturalmente è uscita fuori perché è una bella squadra e siamo contenti per i tre punti. Oggi probabilmente si è visto più di altre volte che in settimana avete preparato bene questa partita. Venivamo da tre partite che non siamo riusciti a vincere, pur avendo iniziato molto bene, vogliamo vincere e ci siamo riusciti. Questa PR secondo te dove può arrivare sinceramente? Speriamo il più lontano possibile. Roberto Iacobacci, vi siete divertiti a fare questo scherzetto a quella che era insomma la capolista Don Bosco, comunque forse una delle migliori prestazioni fino a questo momento? Sì, è una prestazione comunque da squadra, abbiamo dimostrato di essere validi tecnicamente e anche caratterialmente, anche se all'ultimo abbiamo un po' compromesso la prestazione, però fortunatamente è andata più che bene, l'importante erano i tre punti. Nel finale che cosa è successo? Vi siete rilassati troppo voi o è venuta fuori anche la squadra avversaria? È una pecca della squadra ormai dall'anno scorso, ci sono dei cali di tensione, cerchiamo di compensare a livello tecnico, diciamo. Però dobbiamo migliorare sicuramente su questo punto di vista. Lo chiedo anche a te, dove può arrivare questa PR? Bella domanda, potrebbe arrivare più in alto possibile, cioè l'importante è rimanere nel gruppone, poi piano piano si vedrà, insomma, ci sono tutte le buone controllate, arriva fino in fondo, ma si vedrà insomma. Termina così anche la settima puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal. La raccomandazione da parte nostra è quella di continuare a seguirci quotidianamente attraverso il sito mondofutsal.net e con le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. Il ringraziamento va naturalmente a Marco Dell'Orco per la regia e la grafica e il ringraziamento va a tutti voi che continuate a seguirci numerosi. Grazie e alla prossima!